specialisti che sono presenti, diciamo, è chiaro che ogni volta che chiediamo un sacrificio perché dovete lasciare i posti di lavoro per raggiungerci, e questo era un appuntamento, questa della 14ª settimana della cultura, che secondo il mio modestissimo parere valeva la pena, quindi avere la possibilità di incontrarvi e di dirvi quali sono gli intendimenti della provincia di Crotone, in questo caso dell'assessorato che io in questo momento ho il privilegio di dirigere. Ormai è un refrain che voi mi state sentendo ripetere da più tempo. Io sono intimamente convinto che senza la cultura non ci può essere sviluppo, e questo non è, per me non è un modo di dire, ma sto cercando di farlo diventare, come direbbero quelli che parlano bene, carne e sangue, cioè nel senso sto cercando di imprimere a questo territorio e dare a questo territorio un imprinting di tipo culturale che possa dare veramente il segno di una svolta e che sia una svolta vera. Se considerate che già stilare il progetto integrato di sviluppo locale, noi per quanto riguarda il sistema turistico locale abbiamo usato l'acronimo e il titolo Madre Natura, Padre Cultura, proprio perché abbiamo voluto insistere molto su questo problema della cultura, perché la natura è ciò che ci è stato regalato e a cui noi non abbiamo nessun merito particolare. La cultura è ciò che l'uomo riesce a fare, a incidere su questo progetto naturale. Quindi molte volte nel nostro caso abbiamo deturpato, abbiamo violentato, abbiamo oltraggiato quello che la natura ci ha dato in maniera abbondante. Non per nulla io dico sempre che questo è un territorio baciato dalla dea Fortuna, però voglio dire anche la cultura ha avuto la sua parte, è un territorio a forte vocazione culturale, diceva prima il presidente, qui la storia è passata indubbiamente, purtroppo di questa storia noi non abbiamo memoria. Ecco, anche uno dei miei soliti refrani che mi sentite dire è riscoprire l'anima di questo territorio per ricostruirne l'identità, un'identità nuova. Un'identità nuova significa un'identità che tenga conto del passato più recente, ma che costruisca questa sua identità sul futuro, perché il futuro, come voi ben sapete, può anche accadere senza di noi. Allora noi dobbiamo far sì che questo futuro accada con noi dentro. Ecco perché l'assessorato alla cultura negli ultimi tempi sta cercando di recuperare tutto ciò che si muove all'interno del vasto mondo associazionistico delle scuole, quindi abbiamo invitato anche le scuole per cercare di vedere, di poter costruire un progetto intero della nostra provincia, un progetto che tenga conto di tutti, un progetto unitario, condiviso, costruito con tutti gli attori di questo territorio. Non mi interessano le primogeniture, chi li fa prima, chi li fa meglio, chi li fa. L'importante è le cose farle. Anche un'altra cosa che mi piace dire sempre è passare dall'abitudine del dire, perché voglio dire, alla cultura del fare. E in una società della conoscenza come la nostra, dico sempre io, anche del saper fare. Allora, ci sono tutte le condizioni perché noi possiamo costruire un futuro diverso per noi e per i nostri figli. A giorni vi terremo informati di altre iniziative. Vi comunico che il giorno 18 vi inviterò di nuovo perché la provincia di Crotone vuole partecipare al maggio dei libri, perché il 18 vorrei foste tutte presenti perché ci saranno delle iniziative che stiamo già preparando e che vi vorrei mettere al corrente, voglio dire, poi vi metterò al corrente di altre cose che riguardano più il materiale, cioè quello che stiamo facendo per permettere alla cultura di avere anche dei posti fisici dove esprimersi, dove poter avere la possibilità che associazioni, compagnie teatrali abbiano la possibilità di avere un luogo fisico. A breve vi informerò anche di questo, alcune cose sono già in essere, altre stiamo aspettando da parte della regione Calabria, comunicazioni ufficiali, in modo che diventi veramente la possibilità, ci sia veramente la possibilità di fare della cultura veramente un volano di sviluppo. Probabilmente tireremo fuori un manifesto della cultura, così come sta avvenendo in altri posti d'Italia, non ultimo Milano, voglio dire, è chiaro che non vi nascondo che io sono uno che leggo molto e quindi copio molto, perché voglio dire, non ho difficoltà a dirvi
che le idee più belle, non, quando sono belle, non si deve avere nessuna difficoltà a copiarle, voglio dire. Copiarle. C'è sempre una parte propria, poi che se poi che non sono mai copiate. Non sono mai copiate, ma voglio dire anche questo. Quindi vorrei che attorno a questo progetto culturale, che ha preso, diciamo, il via da quel progetto Pitagoras, che non è la mera diciamo, costruzione di una statua, diciamo, il regalo che un gruppo di artisti farà alla città, diciamo, della statua di Pitagora. Quello è infatti, diciamo, il pretesto, diciamo. Invece il progetto Pitagora è un progetto più complessivo che deve riguardare l'intero territorio provinciale. Quindi sotto questo punto di vista noi abbiamo un'ambizione, giusto che io ve lo dico una volta, io ho un'ambizione, quello di portare la provincia di Crotone all'Expo 2015. Noi avevamo molte strade per portare la provincia di Crotone all'Expo 2015, potevamo andarci con i sottaceti, con i funghi, con la sardella, potevamo andarci con il pecorino crotonese, con la nostra enogastronomia che è di eccellenza, di assoluto valore, però abbiamo deciso di andare all'Expo di Milano. Se ci riusciremo, non lo so, di andare a Milano con l'abito migliore che abbiamo, che è la cultura, perché ci possono copiare tutti, i cinesi possono copiare pure la sardella, i funghetti sott'olio, ma l'unica cosa che non ci possono copiare, insomma, e credo che sia la cultura, il nostro patrimonio artistico, storico, culturale, che è per molti aspetti nascosto. Qualche assaggio lo cominciamo a dare con questa settimana della cultura, c'è qualcosa che si comincia a muovere. Altre proposte mi sono arrivate, ma non in tempo, quindi voglio dire la settimana della cultura probabilmente continuerà anche a maggio, a giugno, perché adesso pare che ci sia da parte anche delle scuole, le associazioni cominciano ad esserci questo problema. Dico che io, nel momento in cui ho assunto diciamo, l'assessorato alla cultura, da una parte sono stato sfortunato perché sono capitato nel momento, voglio dire, forse più triste, ma che non riguarda solo la provincia di Crotone, riguarda l'intero questa crisi, però sono anche fortunato perché in città, e questo avviene proprio nei momenti di crisi, voglio dire, non è casuale, secondo me c'è un fermento culturale di cui noi dobbiamo tenere conto, lo diceva prima il Presidente, e un buon amministratore non deve avere chissà quale capacità. Io lo dico sempre, non deve essere né un grande politico né un grande amministratore, non deve parlare dei grandi sistemi. Un politico deve avere una sola caratteristica, deve amare il proprio territorio e lo deve amare come la cosa più cara. Allora, se c'è questa caratteristica principale, io credo che si possono fare grandi e belle cose. Quindi c'è bisogno di amare questo territorio, sentirselo proprio, farselo proprio, accollarsi di questo territorio tutto, il bene e il male. Non bisogna fare distinguere il grano dall'olio, bisogna accettare questo territorio nella sua complessità, però si ha questa capacità se questo territorio si ama, no? Perché io porto sempre l'esempio, è come i figli, noi amiamo i nostri figli indipendentemente da quello che sono, da quello che fanno, da quello che li amiamo perché sono i nostri figli, noi amiamo questo territorio perché è il nostro territorio, è il territorio che ci ha dato il Natale, ha dato il Natale ai nostri avi, è il territorio dove sentiamo respirare i nostri diciamo, i nostri figli, dove sentiamo respirare i nostri, diciamo, i nostri defunti, dove sentiamo respirare la nostra fanciullezza. Non voglio farla più aulica, voglio dire, questo è il nostro territorio. Abbiamo cercato di tirare fuori un programma che sia, diciamo, il MIBAC in parte, quasi all'80%, l'ha riconosciuto degno e meritevole di metterlo sul sito del Ministero. Quindi voglio dire, abbiamo fatto un tentativo. Iniziamo il 14, il 14 aprile si inizia con a Crucoli, con il circo Astrofoli di Crucoli, dove ci sarà quella manifestazione con gli occhi al cielo, saranno questo gruppo di astrofoli di Crucoli che ci porterà per una serata a vedere il cielo e a vedere oltre il cielo. Poi ci sarà a Ciron Marina, a Palazzo Porti, la presentazione del libro dell'architetto Calabretta, Il monumento misterioso, la pavimentazione del castello di Ciron. Poi il 14 la società Beethoven Arkham farà un concerto di musica classica. Poi il 15 sarà la propria sede, in Largo Panella. Il 15 al MAC l'associazione Fare Insieme inizierà quella provincia, non è più il Crotone si espone, ma è la provincia di Crotone si espone, sarà due giornate intense di musica, di arte, di racconti, voglio dire, è due giornate di ieri.
Poi il 15 ancora nella chiesa dell'Immacolata ci sarà l'associazione Festival dell'Aurora, anche questa è un'associazione che noi con mille difficoltà, con tantissimi problemi abbiamo cercato di portare di nuovo alla luce, cercando di vedere se col festival, con questi amici del Festival dell'Aurora, possiamo anche ripetere quell'esperienza diciamo bellissima che era quella, il concerto lì al Promontorio, vediamo di fare anche qualcos'altro. Poi nel centro storico ci sarà per opera dei Gettini, dell'associazione Gettini di Vitalba, Trilla la Sinella, che è un modo di riscoprire i vicoli, le piazze, gli archi del centro storico, un centro storico che per molti aspetti si potrebbe perdere e quindi avere la dimenticanza di questo centro storico. Poi ci saranno l'Istituto Gravina che farà il Gravina in Tour, che quindi porterà i propri ragazzi del liceo a suonare in tutte le scuole medie. Poi ritengo che sia un evento, diciamo, non dico straordinario perché non c'è nulla di straordinario in cultura, però un evento interessante è quello che tutte le opere diciamo presenti nella provincia per la prima volta saranno esposte al pubblico, che quindi potrà visitare il Palazzo della Provincia negli orari non canonici, diciamo dalle 16 alle 24. La provincia si apre il palazzo, si apre alla provincia in modo da poter ammirare tutti quanti noi il patrimonio artistico che abbiamo, che va da artisti locali, da Sportuniano a Gaspare Bresci, a Treccani, a Spaccincani, a Gaele Covelli, insomma, Mori, voglio dire, c'è una miriade di autori di primissimo livello. Con la libreria Mondadori abbiamo organizzato anche qui musica and book live, un modo nuovo di presentare la musica accostata ai libri. Il 18 c'è quella centrale, che è quella che è con Floriana Mungari. Poi il Museo Diocesano, quindi insieme al Museo Diocesano, all'Arcidiocesi e all'amministrazione comunale di Santa Severina ci saranno una mostra di opere d'arte restaurate e da restaurare. Poi al Liceo Classico ci sarà la presentazione di un libro, La Danza del Gatto.